Ciao Bilancia, benvenuti alla vostra lettura di tarocchi per il mese di dicembre. Qui con Mandala Tarot, la stella. Come state, carissimi e carissime? Iniziamo dai vostri alleati, spiriti guida degli animali totem. Vi ricordo che una lettura generale, non personalizzata, prendete solo i messaggi con cui risuonate. Lettura valida per Sole, Luna, Ascendente e Venere in Bilancia. Orso, falco e cervo. Bilancia, il vostro primo alleato è lo spirito dell'orso bruno. Ti dice take time out, prenditi del tempo per te. Quindi, o siete stressati che correte qui, lì, su e giù e avete bisogno di riposo, di relax. O avete un bisogno, come l'orso, di andare in letargo, di raccogliere le vostre energie per canalizzare le vostre idee, emozioni. Fatto sta che il 9 rappresenta negli arcani maggiori l'energia dell'eremita, quello con una lanterna in mano che prima di procedere in avanti deve illuminare il passato, magari anche. Questo tempo di introspezione servirà per prendere una decisione importante. Il bellissimo spirito del falco vi dice: Let spirit be your guide. Lascia che l'universo guidi i tuoi passi, che sei protetto in questo momento, che gli ancestri o grande spirito ti illuminerà il sentiero. 3 più 2, 32 fa 5, quindi è anche l'energia del Papa, che negli arcani maggiori rappresenta la guida spirituale e carismatica, quindi sarete guidati. Ricordatevi la vista del falco, questa vista privilegiata dall'alto, il dono della visione, della prospettiva generale, della lungimiranza e del panorama. Quindi siete protetti e sarete guidati verso la decisione giusta da compiere. Magari prima avete bisogno di rilassarvi un po'. E infine, questo meraviglioso spirito del cervo sacro rappresenta proprio il divine masculine, il divino maschile come principio e come archetipo. Ti dice: take the lead, prendi tu il comando, assumi il controllo delle scelte della tua vita, di essere come un leader. È molto importante questo principio attivo, quindi non. Più che ricettivo ti dice di passare all'azione, quindi relax, introspezione, visione, capire cosa fare e azione come tre step passi da seguire questo dicembre per voi, Bilancia. E chi sarà il vostro alleato con un altro mazzo? Vediamo un altro oracolo per voi. Dicembre, Bilancia. Sono uscite due carte, 5 di coppe e 6, il chakra del terzo occhio. Change your focus. Vi sta proprio chiedendo di aprire la visione. Vediamole una per volta. Bilancia, se ti chiede di cambiare prospettiva, ed ecco di nuovo gli uccelli, ed ecco la vista del falco. È perché forse alcuni di voi sono un po' turbati, delusi, è successo qualcosa che vi ha, insomma, fatto sentire come un senso di perdita. Il 5 di coppe anche negli arcani minori rappresenta lo svuotamento delle energie, infatti, di essere drenati. Ti dice che ogni tanto qualche delusione, un po' di tristezza è inevitabile, arriva per tutti. Osservate la carta, rappresenta anche come un puzzle, il pezzo di un puzzle che però dà una direzione. È come noi reagiamo agli ostacoli o alle delusioni che ci toccano, che ci tocca vivere nella vita, che determina la qualità della nostra vita, perché magari avete ricevuto una delusione, una perdita, o la fine di un'amicizia o di una relazione. O magari il vostro cerchio affettivo non vi sta supportando nel modo adeguato, non sentite riempite le vostre coppe o insomma i vostri bisogni ascoltati.
Quando le relazioni o le situazioni non girano secondo le nostre aspettative o nel modo in cui desideravamo, è naturale sentirsi triste o sentirsi anche feriti. Però non è sano restare troppo in questa sensazione di vittima, soprattutto di non torturare la vostra testa con il perché, perché a me, perché sennò diventa sofferenza sterile. Ascoltiamo queste voci, ma lasciamole anche andare, perché quando questa carta ti appare, ti sta proprio invitando a cambia il tuo punto di vista. Cerca le cose che sì puoi cambiare ora, in questo momento nella tua vita, che non sono lontane, che non sono distanti, su cui davvero puoi agire, e il resto lascialo all'universo, mettilo nelle sue mani. Apprezza le persone che invece sì ti stanno accanto, cerca di racimolare come fa l'orso prima di andare in letargo, tutte le cose buone, tutte le cose che ti fanno stare bene, e trova delle cose per cui puoi dire grazie davvero quotidianamente. E la felicità è come una scelta, è un impegno che prendiamo con noi stessi. Focalizzati su ciò che hai. E attrarrai, vedrai come un magnete più dello stesso, dell'abbondanza, ma cambia la prospettiva. Il chakra del terzo occhio, il suo suono è l'om, il suo elemento è la luce. Parla della ghiandola pituitaria, quella che sta proprio all'altezza del terzo occhio nella fronte, e la sua parola chiave è io vedo, quindi io ci vedo chiaro. Parla di una nuova consapevolezza, quindi quando dovrai cambiare il tuo focus, la tua attenzione, ti dice di probabilmente che avrai un click, quello aha moment, un click di coscienza, ti si accenderà una lampadina questo mese, come un punto di non ritorno che ti farà vedere le cose in modo completamente diverso a come le stavi osservando. E parla della visione interna, questo chakra, delle intuizioni, parla proprio dello psichismo, della chiaroveggenza in alcuni casi e della guida interna, di ascoltare la nostra guida interna, di connetterci. Per attivare questo chakra, lavora sul rafforzamento delle tue abilità intuitive. Chiudi gli occhi, visualizza un cerchio, qualsiasi immagine, immagina il suono del treno, il suono di una tromba o di un telefono. Pratica l'ascolto col tuo orecchio interno, perché energizzare questo chakra ti aiuterà a sentire anche cosa stanno percependo gli altri, cosa gli altri sentono, cosa gli altri dicono senza parole. Questa vista interna ti aiuterà a costruire migliori connessioni nella tua vita. Vediamo adesso che dicono i vostri arcani maggiori e minori sul lavoro, carriera, soldini, soldoni. E poi vediamo l'amore. Imperatore, re di oro, cavaliere di oro. Due carte, la torre, due arcani maggiori, cinque di bastoni. Sotto il mazzo, la regina di coppe, bilancia. Le coppe però parlano di sentimenti, di amore, di emozioni. Io credo che siate pronti ad aprire questa coppa, quando sarete sicuri che questa coppa verrà riempita, quando questa coppa saprete che sarà dissetante. È una bellissima energia. Imperatore e torre della linea del passato, è come se vi siete messi sul trono nel vostro pieno potere personale a livello lavorativo. Parla di un leader o parla anche di, potrebbe essere un capo, un boss di un'azienda, comunque qualcuno che è ben solido, radicato a terra. L'imperatore governa un regno, si basa sulle sue capacità di logica, di organizzazione, di ordine. Potrebbe essere che rappresenta anche come l'istituzione, quindi è come un'offerta dal passato che arriva al presente col cavaliere di oro di abbondanza o realizzazione personale.
Quindi forse avete individuato un'istituzione che può supportarvi o prendervi a lavorare, solo che questa offerta è rimasta come parole, perché questa è una delle carte più lente di tutti i tarocchi. Il Cavaliere di Oro è nobile di intenzioni, promette abbondanza, però vedete, questo cavallo non è al trotto, non è al galoppo, è fermo attualmente, ma è uscita anche la torre, che qualcosa nel presente si sblocca. Boom! Qua c'è un cataclisma. Quindi potrebbe essere o un'offerta che vi cambia tutto, che vi fa tremare il suolo. Ecco perché ti diceva di essere tu a prendere il controllo, e allo stesso tempo crea dei conflitti. Vi crea dei conflitti, magari dovreste abbandonare una posizione di rilievo che avete adesso, la vostra situazione di comfort e stabilità, per abbracciare l'ignoto. Però è come se tutte queste energie andassero incontro a questa regina di coppe, che invece parla di calma, di equilibrio, di avere le emozioni inquiete. Quindi qua è dove arriverete, e sotto c'era anche il 3 di coppe, celebrazione, festeggiamento. È necessaria una liberazione, la torre di Babele che viene distrutta da questo fulmine. Potrebbe essere come qualcosa di improvviso e di inaspettato che arriva nella vostra vita, ecco perché parlava anche del 5, di cambiare la vostra attenzione, perché ci sono troppi conflitti nel presente. Pentacoli, allora Bilancia, qua non ci sono spade, vedo energia di Terra, di Toro, Vergine, Capricorno e di Fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Fatemi sapere nei commenti che punto vi trovate di questa situazione. Intanto facciamo anche un giro sulla linea dell'amore che accadrà per la Bilancia a dicembre. Cavaliere di Coppe. Giustizia. Quattro di coppe e mago. Coppe di nuovo, coppe, coppe e regina di coppe. Alcuni di voi hanno a che fare con energia di acqua, cancro, pesci, scorpione. Cavaliere di coppe può essere un lui o una lei, un invito, un pretendente, una pretendente, corteggiamento, messaggi in arrivo. Rivelazione delle proprie intenzioni, sentimenti, il cavallo bianco, purezza di intenzioni, ma anche passione, irruenza. E allo stesso tempo gentilezza, qualcuno in arrivo. L'equilibrio della giustizia. Siete pronti a ricevere questa persona? Questa sì che è la vostra energia. La giustizia ti chiede: ti stai dando ciò che ti meriti? Sei giusto con te stesso? Ti dai a chi ti merita? Perché comunque il cavaliere, non so che età abbiate voi, però è una persona più giovane di chi consulta in genere. Per esempio, se fosse con la regina di coppe, il compagno della regina di coppe è il re di coppe, non il cavaliere. Vi chiede di trovare questa introspezione, un po' la stessa dell'orso. Sì, forse non siete pronti a riceverla, perché questo 4 di coppe è come un'energia rivolta al passato. Siete delusi al momento attuale, anche se l'universo vi manda una coppa di arcobaleno. Il protagonista della carta sta guardando le coppe vuote del passato, quindi potrebbe essere che pensa a un ex o che pensa a tempi migliori in cui le cose andavano secondo le vostre aspettative. Insomma, arriva una coppa ma non siete capaci di poter bere, usufruire di questa coppa. Ci vuole comunque questo sano equilibrio tra dare e ricevere nelle relazioni. Sì, probabilmente state pensando a qualcuno del passato con cui forse questo squilibrio c'era e la relazione si è rotta, e questi conflitti invece sono nel presente e voi state manifestando e materializzando una nuova vita, perché il mago è il numero uno. Quindi anche un invito a riniziare, Bilancia.
iniziare completamente da zero, partire da zero, quindi di non focalizzarvi sul passato è andato. Non rimanete troppo sull'energia di conflitto interno, forse più che esterno, e canalizzate, innalzate la vostra frequenza vibrazionale, amate voi stessi come fa la regina di coppe e la persona giusta si manifesterà al momento giusto, ma prima è necessario questo, ritrovare il vostro potere personale. E vediamo cosa ci dicono gli interattivi. Fate voi la domanda, io vi do tre carte come risposta, bilancia. Concentratevi, amore, relazioni e ciò che vi sta a cuore sapere. Cose semplici, sì, no, quando. Prima domanda. Due carte, di nuovo la giustizia. Qua ci parla di cose legali, eh? Per alcuni di voi. Dice: trova un compromesso, risoluzione pacifica. Mi fa pensare proprio a chi è in separazione, divorzi, riferito alla coppia, che comunque ci sarà una risoluzione pacifica. Se cercate un compromesso, vuol dire di venirsi incontro a vicenda, di mettere da parte l'astio, risentimento, litigi e di pensare. Insomma, trovare questa risoluzione pacifica. Sono uscite assieme poi, eh? Brutale. Seconda domanda, bilancia, concentrati. La seconda risposta è guarigione. Guarigione dal senso di perdita, guarigione dalle ferite del passato, guarigione da magari dipendenze affettive, dal desiderare ex, guarigione o se qualcuno di voi ha chiesto rispetto alla salute. O anche che una relazione guarisce, migliora. Terza domanda, bilancia, concentrati. Ecco la risposta ed è dipende da te. Osservate, quest'angelo vi punta proprio il dito, quindi che invece questa situazione nelle tue mani, che sei tu, dovrai essere tu a fare la scelta, dipende solo da te. E spero che vi abbiano risposto. Bilancia, vediamo adesso che magica porta si apre per voi a dicembre o che porta voi dovete aprire. Si è girata una carta, ma che bella, come un arco che si chiama Begin here, vuol dire inizia da qui, parti da qui. Do not fear what travel brings, my dear. The moment is yours. Begin now, here. Ah, ti dice inizia proprio da qua. Un nuovo sentiero, un nuovo inizio. Non avere paura di ciò che il viaggio, questa novità ti può portare, mio caro, mia cara. Questo momento è tuo. Inizia anche da zero ora, qui. Wow! Come vi ho detto prima con il mago, partire da zero, inizia ora. Un nuovo sentiero che si apre. Qualcosa proprio forse si è rotto dal passato e vi ha fatto tremare il pavimento. Ma ti dice che l'inizio, un nuovo inizio, un nuovo sentiero è qui. Bilancia, prima di vedere il vostro ultimo oracolo per dicembre, vi ricordo se vi piace la lettura regalatemi un like, condividete i video nei social, iscrivetevi al canale e commentate. Adoro leggere i vostri messaggi e sapere con che energie state vibrando ora. E se non avete ancora fatto i regali di Natale, vi invito a visitare il mio shop di Teespring dove troverete abbigliamento, outfit per fitness e yoga con i miei mandala, quindi buona vibra. Trovate felpe, vestiti, tazze, idee regalo qui. Trovate il link dello shop nella box di descrizione del video. Grazie.
E vediamo bilancia per chiudere con bellezza e poesia questa lettura. Chi è il vostro alleato? Keys on trees. La chiave sugli alberi. Non è magia. Questa è una torre. E questa è una torre, bilancia. Questa carta parla di credere in voi stessi, di trovare soluzioni e di usare la creatività. Osservate, sulla cima di questa altissima torre vediamo questo elefante che sembra come chiuso in una gabbia e attorno a lui c'è una vasta giungla di alberi giganteschi, piante che lo circondano e ci sono diverse chiavi che pendono da tanti alberi e l'elefante ne ha già presa una con la sua proboscide. Cosa vuol dire quindi? Che anche se in gabbia ha le chiavi per potersi liberare, per aprire la gabbia e andare via e tornare in mezzo alla natura selvaggia. Quindi ti vuole rassicurare che nessuna situazione è così complicata da non essere risolta. Che tutto si può risolvere, bilancia. Osserva, magari nei posti più strani, inaspettati, magari è proprio lì che troverai le risposte che cerchi. Hai tutta la creatività per trovare la tua via di uscita dalla situazione attuale che stai vivendo. Ma che meraviglia! Quindi sì, c'è tormento, c'è torre, qualcosa che vi ha drenato l'energia, qualcosa che ora percepite come ingiusto. Qualcosa che ha portato conflitto e che vi ha svuotato le energie. Per questo ti dice che sarai guidato in un'altra direzione. Attiva l'inner vision, quindi il terzo occhio, il chakra del terzo occhio che ti attende un nuovo sentiero. Assumi il comando, perché se sei stato imperatore in passato puoi esserlo di nuovo, però magari più temperato anche con l'energia femminile della regina di coppe, quindi con idee ed emozioni in equilibrio per un nuovo inizio. Il mago, l'alchimista dei tarocchi, manifestare i vostri sogni nella realtà. E infine, che le chiavi sono sull'albero, bilancia, che anche se qualcosa finisce o si distrugge o sembra irrisolvibile al momento, è solo perché siete stanchi, avete bisogno di riposare, di recuperare le vostre energie e tutto. Pian piano si risolve con il vostro ingegno e la vostra creatività. Wow! Carissimi, spero che abbiate risuonato con i messaggi di questa lettura abbastanza emotiva. Anche oggi qui da Mandala Tarot, la stella è tutto. Io vi mando un bacione grande grande e noi ci rivediamo presto durante il mese di dicembre con altre letture, canalizzazioni. Spero di riuscire a presentarvi presto la rubrica di amore e relazioni. Ciao Bilancia!